Quindi la Meloni non può fare il sindaco, perché ma io avrei detto la Meloni non può fare il sindaco proprio, cioè, a questo punto la mettevo sulla questione politica. Ah, dici tu, in questo modo uno dice non possiamo farlo il sindaco perché non lo so perché, e non lo vogliamo dire. Che poi stamattina c'è stato anche un altro caso, non so dove, la candidata dei 5 Stelle, sì, che era un po' in carne, diciamo, sì, è stata insultata, non ho capito da chi, perché dal popolo, comunque dal web, perché dice non è carina come persona da candidare, perché è un po' grassottella, un e po' lei mi sa che ha ritirato la candidatura e ha sbagliato, perché se ne doveva fregare di queste cose, è una cosa brutta, veramente brutta, no, anche perché poi alle donne fanno questi commenti e agli uomini tutti i cessi che abbiamo in Parlamento, cioè a Gaspar l'avete visto, cioè Scilipoti, Brunetta, cioè abbiamo i mostri proprio, e i mostri, poi ci sono anche io, che voglio dire, non è bellissimo e sono tirato tutto, tu, proprio tirato, che per avere un giapponese Pinuccio, sono mamma e ho stirato fino ai 9 mesi nella mia lavanderia, e dopo il parto una settimana sono tornata a farlo con mio figlio nel passeggino, ma la Meloni con vari aiuti babysitter eccetera, figurati, si può sì, scrivere, figurati, quella avrà 10 babysitter, ma non è quello il fatto della babysitter, il fatto del concetto che uno deve dire, siccome tu ti fa la mamma allora non puoi fare niente, è giusto. Nicoletta scrive invece io lavoro e mi sono cresciuta pure i miei figli, viva la mamma, ecco. Giusto, hanno ragione, poi c'è chi scrive che invece ha rinunciato. Questa la voglio chiamare Lucia, vogliamo chiamare. E vabbè, dai, la possiamo chiamare. Tu la vuoi chiamare? Allora facciamola chiamare. La voglio chiamare. Facciamo così, dai. Allora chiamiamo questa signora, così ci spiega. La chiamiamo dopo la pubblicità. Cosa va a vedere, dai. No, perché voi ci state ascoltando, ma non ci vedete. Ma sta Jimmy che tenta di far vedere il numero di telefono da 10 metri alla persona che deve chiamare. No, perché io voglio sentire anche gli uomini su questa cosa. E un uomo, devo dire, ha scritto in difesa delle donne. Ha detto: Antonio, le donne sono dotate di una capacità multitasking impressionante. Quindi non mi sorprenderei se una donna riesce a conciliare vita e lavoro. Che poi, mamma di Stott, a fare il sindaco e il vice sindaco, lavori, cioè non è che avesse la catena di montaggio. Diciamoci tutto il fatto, bene, deve fare la mamma perché è il sindaco e quelle le donne che vanno a lavorare alla catena di montaggio e crescono i figli, che cosa uno dice, è un lavoro, diciamo, tranquillo, di concetto, capito? Vedi come cerca lui di recuperarsi da solo, capito? Il sindaco a fare il lavoro, È un lavoro, c'è il nostro qua a fare il lavoro, è un pegnativo. Noi ci divertiamo, stanno i lavori usuranti, insomma, un po' più faticosi anche fisicamente, quindi diciamo quelli da industria, quelli da aziende, sì, quelli sono da fare. Allora 347 7272, stanno arrivando pure i messaggi dei maschietti, 74 è giusto che arrivino i messaggi dei maschietti, che cosa ne pensano, le donne devono stare a casa oppure possono lavorare anche loro nonostante la famiglia, a lavorare, a stirare, a mettere le ciabatte sotto al termosifone, che tu d'inverno quando torni le trovi già state molto anche calde. Perché scusami, tu mi insegni che ci sono adesso, no, tu mi insegni in generale che ci sono comunque adesso anche gli uomini che vivono da soli, single, che comunque lavorano, c'è pure la figura del casalingo, bellissimo, che lavora, voglio dire, magari qualcuno, poi anche quelli che adottano i figli comunque vanno a lavorare, e poi non capisco perché deve essere la donna a casa con i figli e non l'uomo, ecco, vedi, questa è un'altra cosa, questo perché deve essere la donna a casa con i figli, è vero, il legame, tutto quello che vogliamo, però perché deve stare la donna e non l'uomo? E le suocere, ad esempio. Per esempio, sanno quel che lasciano alle suocere, o alle mamme. Perché bisogna dire, pure, vabbè, poi possiamo aprire discorsi lunghissimi che non è il caso di fare, che lo Stato non ti aiuta, le cose, gli asili, è difficile avere i posti negli asili comunali, quindi è vero che il bambino, sino a quando non arriva a 3 anni, se tu non hai la possibilità di una famiglia che ti aiuta, un po' una suocera, una nonna, un fatto, cus piccolina, do dalla sa? È giusto. Invece se i soldi ti puoi permettere. Alla fine il problema sono i soldi. Fine il problema sono i soldi. Perché se uno ha soldi può fare tutto, se non ce li ha, fa la vita sacrificata. Come dice mio padre. Però prima si faceva solo la vita sacrificata e si faceva lo stesso la vita. Ma prima era diverso perché le famiglie erano allargate, uno viveva con la nonna, con la mamma, con le zie, allora un piccino la spesa. Per esempio, io sono stato da piccolo, spesso con mia zia, a casa di mia nonna, perché mi lavoravano. Però era diverso. Mo invece in questa frammentazione sentimentale delle famiglie. Tu, piccina, due dalla sera. Bella questa base, aspetta. Ma la frammentazione sentimentale. No, ma la devo segnare. Questo, mandi messaggio su WhatsApp. Ma tu che ne pensi della frammentazione sentimentale? Questa è bella. Allora, ricordiamo i nostri contatti. Lascio con i contatti con Pinuccio. Io vado a segnarmi. 347-7272-274 per i vostri messaggi WhatsApp e poi vi richiamiamo. Sabino, tu che ne pensi della frammentazione
sentimentale. Ma mi farà aperre questa parola. Radio Selene. La Puglia è in onda.